Signore vi doni la sua pace in questa domenica bella in cui ci ritroviamo per ringraziarlo ancora una volta del dono della vita e di aver vissuto insieme questa settimana importante. Anche per ringraziarlo perché sapientemente l'uomo oggi ha tirato indietro l'orologio di un'ora, quindi i giovani hanno potuto recuperare un po' di sonno, credo, no? Benissimo. Un bambino mi dice, sarei rimasto a letto ancora un po', perché stavo facendo proprio un bel sogno, stavo mangiando 1000 pizze da asporto. Lo stesso anche senza le 1000 pizze. Comunque una buona notizia, no? Allora mi viene così, tanto per iniziare con voi, oggi l'omelia è così, abbiate pazienza, Mi viene da farvi proprio questa domanda, per cominciare a entrare in questo Vangelo bello che tra l'altro ci ha accompagnato tutta la settimana, che era il Vangelo dei due di Emmaus. E la liturgia oggi ci propone il seguito di quel Vangelo, e non l'abbiamo fatto apposta, ragazzi. Pensate il Signore come sapientemente ha preparato tutto. Però io vi devo chiedere a tutti, anche agli adulti, questa cosa qui. Ditemi, quando è l'ultima volta che hai ricevuto una buona notizia? Quanto tempo fa hai ricevuto una buona notizia? Possibile? Qualcuno? Benissimo. Poi? Dovete spegnere la televisione, capisco che... Quando? Ieri. Ieri una buona notizia. Poi? Ieri. Notizie fresche e buone e belle. Di qui, giovani? I giovani subito, dopo una settimana di missione. Giovedì. Bimbi? Quando è che hai ricevuto una buona notizia l'ultima volta? Un po' di tempo fa. Allora ditemi, la parola Vangelo, che cosa significa? Lì, com'è? La parola Vangelo, che significato ha? Buona novella, buona notizia. Allora, quanto tempo fa hai ricevuto una buona notizia? 3 secondi fa, quando abbiamo finito di leggere il Vangelo. Questo è importantissimo, capite, perché anch'io e Gibbo vieni qui, in questa settimana abbiamo scoperto che c'è una buona notizia che porteremo poi a casa rezzato, no? Oggi rientrando verso casa. Una prima buona notizia, e ce lo ricorda la prima lettura, è che c'è un Dio che non fa preferenze, e questa cosa l'abbiamo sperimentata camminando per le strade dei vostri paesi, entrando nelle case. Il Signore non fa differenza di nessuno, ma ama tutti perché ha una grazia infinita. E allora questa cosa oggi, in una giornata che diventa missionaria, diventa provocazione per te, per me, e ci dice: smettila di fare differenze, perché la differenza divide, non unisce mai. E se tuo padre, Dio onnipotente, non fa differenza, tu che sei suo figlio non devi permetterti di giudicare e dividere. Questa è la bellezza di scoprirsi in cammino in unità. Ed è un dono, certo, è un dono che hai ricevuto col battesimo. Perché se comincio a lodare, ringraziare, accogliere, capisco che non sono più io che mi muovo verso l'altro, ma sono mosso dallo Spirito Santo. Lì inizia la missione, quando non sei più tu, ma è Dio che attraverso di te compie grandi cose. E Dio t'ha già dato tutto sin dall'inizio. Non sei bravo,
se diventi missionario. E non è neanche il premio, perché Dio ti ha già dato tutto. Prima buona notizia: tuo padre non fa differenza mai. E allora lo sguardo si fa limpido, lo sguardo si fa bello verso colui che incontro. Io non devo fare differenze. Provo a mettermi da questa parte. Matteo, penso di aver capito bene. Tu ci stai dicendo, attraverso questo discorso dello spirito dell'essere missionari, che noi si siamo destinatari di una buona notizia, giusto? Che ci viene incontro. Però fammi capire, perché io spesso sono abituato, no, mi siedo vicino a Samuele, no, che ancora le occhiaie, sta ancora dormendo, è uno di quelli che credo che non ha ancora capito quello che stiamo dicendo, no? Adesso glielo spiego. Cioè, tu stai dicendo che noi non solo quando, ogni volta che partecipiamo all'Eucarestia o apriamo il testo sacro, il Vangelo, in qualche modo riceviamo una buona notizia, ma tutte le volte che la riceviamo diventiamo in qualche modo anche portatori della buona notizia? Stai dicendo questo? Allora ho capito bene. E in fondo, se voi ripercorrete la seconda lettura che Paolo scrive alla comunità di Corinto, Paolo dice proprio questa cosa. Innanzitutto dice che lui è annunciatore di Cristo, ma se voi leggete poi tra le righe c'è un passaggio fondamentale. Prima parla di se stesso, io annunciatore di Cristo, e poi ci mette la prima persona plurale, noi siamo annunciatori di Cristo. E questa cosa qui, credo, Matteo, che insomma noi abbiamo cercato forse di viverla per come siamo capaci in questa settimana, ma credo che una delle consegne grandi di questa missione è proprio questa cosa qui, cioè quella di capire, di percepire che io sono portatore di una buona notizia, che la buona notizia può scorrere nelle nostre comunità, nella mia vita, nella vita di coloro che mi stanno accanto, perché io mi sento portatore di questa buona notizia. Perché la buona notizia non è solo una parola, e la parola, io apro bocca, sento un suono, chiudo la bocca, resta il silenzio. La parola è anche la mia vita, la mia testimonianza, giusto? È proprio così. E poi ancora una cosa, e poi dopo lascio ancora la parola a Matteo, che è questa. Ancora l'Apostolo Paolo, perché ci provoca. Dice Paolo che non è andato ad annunciare a Corinto la sapienza del mondo, ma un'altra sapienza, che è la sapienza della croce. Voi sapete che cosa vuol dire la parola sapienza? Da dove viene la parola sapienza? Boh. Boh. La mamma quando cucina, che cosa ci mette quando cucina? Il sale. C'è la nonna qui che... La nonna fa i ravioli, giusto? Ho indovinato. Perché ci mette il sale, signora? Per dare il sapore. Oh, la sapienza, la radice della parola sapienza significa sapore. Paolo ci dice che dobbiamo avere nel nostro dire il sapore della croce. E credo che questo sia un suggerimento fondamentale, perché nella nostra vita di comunità, nella vita delle nostre parrocchie, noi possiamo fare mille ragionamenti su quello che va, su quello che non va, si potrebbe fare così, si potrebbe fare cosà, va benissimo, ci sta, ma se dentro tutto questo non ci metto il sapore della croce, tutti questi ragionamenti, Paolo ci direbbe oggi, che sono una bufala. Sapete cos'è una bufala? Non è l'animale, La bufala è qualcosa che il genò, è come un soffio, è niente. E il sapore della croce forse è qualcosa che dobbiamo imparare ad acquistare. Cosa dice Matteo? Dici proprio bene, Gibo. Tant'è che in questa settimana di missioni giovani
Abbiamo fatto l'esperienza di essere condotti e accompagnati da una croce importante, che certo è quella del Cristo, ma con un volto tutto speciale. Solo un attimo, perché adesso l'ha messa qui sotto il lampone, giustamente, ma almeno così la vedete tutti, no? Questa croce la mettiamo qui un attimo al centro dell'altare. Adesso fino là in fondo magari non vedete, però i bimbi qui davanti sicuramente mi sanno dare una mano. La vedete tutti bene questa croce? No. Questo Gesù, come ha gli occhi? Come ce li ha gli occhi? Aperti. Aperti. Vuol dire che è un Signore che ti sta guardando, ma non per giudicarti, ma per incontrarti. Quante volte lo sguardo diventa luogo di incontro? Anche nel Vangelo di Emmaus, a un certo momento i due, che cosa succede ai due? Questa qui, se non la sapete, è tutta la settimana che la diciamo. Aprirono gli occhi e lo riconobbero. Aprirono gli occhi e lo riconobbero. Abbiamo bisogno di cominciare a vedere in modo giusto. E allora dobbiamo uscire dai nostri egoismi, dobbiamo uscire dalle nostre autosufficienze, abbiamo bisogno di incontrare il Cristo risorto, abbiamo bisogno di incontrare il fratello e la sorella che ha bisogno. Mettiamo gli occhiali giusti. E le braccia di questo Gesù come sono? Cambiamolo. Aperte. Aperte. Ma come aperte? Non sono stese così. Sono distese, sono accoglienti, cercano l'abbraccio, quelle braccia lì sulla croce. Dio ha voglia di abbracciarti. Da quanto tempo non ti fai più abbracciare da Dio risorto? E l'ultima, i piedi, come sono? Sono uno di fianco all'altro. Vuol dire che questo Dio, che è stato inventato ma è risorto, è lì in piedi davanti a te e non nasconde la sofferenza dei segni, ma la accoglie, e accoglie anche la tua sofferenza della vita, ma la fa risorgere, perché ti incontra e fa nuove tutte le cose. Si aprirono loro gli occhi. Incontrare il Cristo risorto in tempo di missione è cominciare a rivedere nuovamente, non solo con gli occhi ma anche col cuore. È questo che oggi Dio ci sta suggerendo. Sei mio figlio, mi fido di te e ti voglio fare annunciatore della mia buona notizia. Esci dalle tue quattro sicurezze. Abbiamo bisogno di testimoniare un amore grande, che è quello del Figlio risorto, che è quello del Signore Gesù. E allora questo incontro vissuto nella settimana di missione diventa l'augurio per ciascuno. Rischia, come ricorda Papa Francesco, non aver paura di essere felice. Comincia a comprometterti nella tua vita, prendi delle posizioni sicure, che sono quelle dell'amore, che sono quelle dell'amore. Io sono con te fino alla fine dei tuoi giorni, ricorda Dio. E allora con una sicurezza e uno sguardo così bello di Dio sulla mia vita, non posso più tacere. Ritorno a Gerusalemme, come è stato per i due di Emmaus, e dico a tutti: abbiamo fatto anche noi l'esperienza bella, che è l'esperienza di una vita piena e felice. Allora insieme, uscendo da questa chiesa, dalla casa di Dio, non possiamo più far finta di non saperlo. Il Signore è risorto, annunciatore di questa notizia, e non avere paura, perché c'è Dio con te e ti guida nella tua vita.